Il comune di Tosicia, colpito sia dal sisma del 2009 sia da quello del 2016, ha deciso di aprire un avviso pubblico per l'assegnazione di 4 moduli abitativi provvisori, lasciati da alcune famiglie dopo la ricostruzione delle proprie abitazioni a giovani coppie. Un'idea che permetterà sia ai giovani residenti nel comune, ma anche in tutta la Valle Siciliana, di iniziare una vita insieme durante un periodo economico difficile, sia al comune di ripopolare il territorio con ragazzi che amano la propria terra. Abbiamo pensato di utilizzare e quindi di dare in affitto questi MAP, quindi i moduli abitativi provvisori del sisma 2009, perché comunque nel tempo a Tosicia c'è stata, si sono visti i segni della ricostruzione 2009, pertanto trovandoci appunto nella disponibilità di 4 moduli abitativi provvisori, abbiamo pensato alle giovani coppie. Questo avviso pubblico vuole dare la possibilità anche ai giovani di Tosicia, ma anche della Valle Siciliana, perché comunque è rivolto sia ai giovani residenti che non residenti a Tosicia, ma che siano nel raggio appunto della Valle Siciliana e vogliano rimanere nel territorio, perché noi abbiamo riscontrato che c'è una gran voglia di rimanere nelle giovani coppie. Mancano anche le possibilità economiche, oltre che strutturali, quindi di trovare magari un'abitazione in un comune terremotato. L'idea di concedere alle giovani coppie è per dare un futuro alla nostra realtà, per cui l'amministrazione comunale, se ha anche una sola possibilità di far rimanere una coppia, deve fare di tutto affinché questa coppia abbia dei servizi. Una cosa importante è che non ci siamo posti limiti per quanto riguarda appunto le categorie di giovani, cioè possono partecipare coppie sposate, coppie di fatto, che abbiano appunto un'età inferiore ai 40 anni e magari abbiano anche dei bambini che frequentano una scuola di Tosicia. Anche questo un altro ragionamento che abbiamo voluto fare per mantenere i nostri plessi scolastici sempre in un numero consistente di alunni.